Radio Radicale, siamo con Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia, per parlare di quello di cui parlano tutti oggi, cioè l'elezione del capogruppo degli Azzurri a Montecitorio. Paolo Barelli, che è un uomo di sport, è presidente della Federazione Italiana Nuoto, è stato campione, insomma, lei che è uno sportivo lo conosce benissimo. Allora, avrà letto anche quello che hanno scritto oggi i giornali su questa elezione. Allora, le volevo chiedere, insomma, se è stata un'elezione contrastata e se è vero che, insomma, è emersa qualche divisione nel gruppo. No, non è stata contrastata perché siamo tutti sostenitori di Paolo Barelli che prima di essere un uomo di sport e di grandi successi che ha portato all'Italia è anche stato 2 volte senatore, 1 volta deputato, quindi è un uomo politico e di sport. Semplicemente in mancanza di una indicazione espressa del Presidente Berlusconi è emersa una seconda candidatura e quindi alcuni avevano inteso dirimere il ballottaggio con un voto. Arrivata l'indicazione del Presidente Berlusconi, tutti si sono uniformati all'indicazione del Presidente che per noi tutti è l'unica autorità riconosciuta vera che c'è in Forza Italia. Quindi il fatto che Sistino Giacomoni abbia ritirato la sua candidatura non vuol dire nulla, lui si è adeguato a quello che aveva proposto Berlusconi. Sestino Giacomoni, in mancanza di una chiara indicazione su una figura scelta, come poi è stata quella di Paolo Barelli, si era autonomamente candidato. Arrivata l'indicazione espressa del Presidente, anche Sestino Giacomoni si è uniformato ritirando la sua candidatura. Quindi non vedo nessuno scandalo, diciamo, a No, corte. no, 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 nessuno scandalo, no, perché siccome oggi abbiamo visto che i giornali hanno Appunto, i giornali scritto. possono scrivere quello che vogliono, ma il dato di fatto è che è stata una cosa molto più lineare e composta Di quanto hanno voluto di far quanto credere. venga raffigurato. Vuole dire qualcosa su quello che ha letto sui giornali, che secondo lei le è sembrata una cosa fuori dal mondo? No, io non vedo cose fuori dal mondo, i giornali fanno il loro lavoro che è anche quello di scrivere laddove c'è poco da scrivere, è un'esigenza che va rispettata anche se a volte è fuorviante. Sicuramente in Forza Italia c'è preoccupazione per dei risultati che ultimamente non sono quelli che magari le potenzialità del partito pretenderebbero che fosse, però questo è il problema, fotografato il problema, ci si deve mettere tutti insieme, ognuno con la propria intelligenza e capacità politica, per offrire delle soluzioni che possano produrre effetti migliori, perché stanno a cuore a tutti, non ci sono correnti, c'è un'unica corrente in Forza Italia, quella che vuole Forza Italia tornare a 2 cifre e cominciare di nuovo a, come dire, sostenere il governo, sicuramente come sta facendo, ma anche crescere elettoralmente, questo è quello che sta a cuore a tutti. Sì. Ritiene che in realtà poi queste elezioni amministrative abbiano dato un responso favorevole a Forza Italia? Perché insomma, in qualche modo si è vinto a Trieste, che è Sì, una e delle poche vittorie, in Calabria. si è vinto in Calabria, Occhiuto ha lasciato, e però addirittura anche gli avversari hanno detto al centrodestra che manca uno come Berlusconi. Forse l'hanno detto in maniera strumentale perché magari qualcuno del centro-sinistra oggi brucerebbe ancora Berlusconi, però è sempre un bel. È un riconoscimento che fa piacere, ma che insomma odora un po' di utilitarismo perché il presidente Berlusconi venne estromesso illegittimamente dal Senato per mano del Partito Democratico con Letta al governo. Quindi voglio dire, fa piacere senz'altro che ci si renda conto dall'altra parte che si sbagliò ai tempi, ma dopodiché l'importanza di Berlusconi e di Forza Italia non va spiegata, noi siamo molto convinti dell'importanza di Berlusconi e lo vorremmo sempre, sempre, tutti i giorni con noi e protagonista. Nel governo, come l'hanno gli esponenti di governo di Forza? Gli esponenti di governo si sono semplicemente ieri hanno manifestato, diciamo, un po' di loro legittima inquietudine perché appunto sono animati dal desiderio di vedere dei risultati di Forza Italia migliori di quelli che abbiamo visto in questi mesi. Nelle elezioni amministrative, lo ricordava lei, il centrodestra vince, guarda caso, laddove presenta dei candidati di Forza Italia perché offrono un quadro, un prospetto del centrodestra che è solido, concreto e affidabile. Allora, se così il centrodestra vince, persino alle amministrative, che sono comunque uno sport diverso dalle politiche. Senta, in vista delle presidenziali, quale potrebbe essere il ruolo di Barelli? Allora, Barelli è una persona che è amico di tutti, insomma, gode della stima di tutti. Io non ho mai sentito nulla su Barelli e
e che insomma è un ottimo mediatore. Ci ho preso? Sì, è assolutamente così. Gode di ottima reputazione, è una persona molto simpatica. Lo conosciamo. Ecco, non è la prima legislatura che è qui. Non è una qualità marginale questa, è una persona che sa costruire dialoghi anche con persone lontane e quindi potrà svolgere un ottimo ruolo anche in quella funzione a cui lei faceva riferimento. Bene, senta, io la ringrazio per la sua disponibilità, grazie come sempre a Andrea Ruggeri di Forza Italia. Grazie a voi.